Schioni, ci sono dei sali che non fanno così male, che si possono consumare un po' più tranquillamente? Penso per esempio al sale di Cervia. Ma allora, come dice il proverbio, le cose buone e saporite o sono illegali o fanno ingrassare, o certo, in questo caso un eccesso fa male alla salute. Quindi bisogna innanzitutto entrare, di prima, esatto, bisogna entrare nella forma mentis, che è la dose che fa il veleno, certo, e ridurre. Sì. Ok, ridurre il consumo di sale. Poi ci sono sali ai quali viene tolto il cloruro di sodio, sali che vengono spacciati come sali dietetici, no? In realtà, certo, sono palliativi, perché il consiglio è di fare una retromarcia per quanto riguarda l'utilizzo del sale, metterne di meno e, perché magari, no, sostituirlo con altre spezie. Io penso ad esempio il peperoncino, ti dà, è intrigante come, certo, spezia, e poi in qualche modo, in maniera graduale, contribuire a eliminare il sale. Una cosa, se non metti il sale nella pasta, sì, Un consumatore abituale, una volta che mangia la pasta, la puoi fare col miglior pomodoro, col miglior rigatone del mondo, ti dirà è sciapa. No, non è sciapa, sa di pasta e sa di sugo, perché il sale è un esaltatore di sapidità. Dice bene la dottoressa, l'industria ci ha abituato, doveva scombussolare le nostre papille gustative, sì, un po' perché, diciamo, le materie prime che a volte si usano non sono proprio top quality, diciamo, top quality, dice Ruschioni. E quindi, come per dire, disorientare il consumatore, metti un pizzichetto in più di sale. Con una certa, avventurandosi in un terreno anglofono, ci sono un po' di sali. C'è un sale anglofono, esatto, quindi... per quello te l'ho detto. Quali sono i tipi di sali, allora, che si trovano in commercio? Beh, questi sono alcuni, diciamo che sono il 20%. Io l'altra volta sono entrato in una elegante salsamenteria della mia, sì, città, c'erano 80 tipi di sale. 80 tipi? Basta mettere una scorzetta di limone, una scorzetta di mandarino, ecco che arriva il sale aromatico. Sì. Oppure basta fare un giro per il mondo e troviamo il sale rosa dell'Himalaya. Che non sta nell'Himalaya perché è la principale, diciamo. Però si chiama così. Si chiama così per una mera questione di marketing. Sì. Ok, il sale, questo persiano, qui è il blu di Persia, esatto, però, viene dall'Iran. Però Iran, diciamo, dal punto di vista del marketing ha meno fascino, vuol mettere la Persia. Certo. Io quello che suggerisco sempre è il sale marino italiano, possibilmente integrale, ok? Che non ha avuto processi di raffinazione. Eccolo qua, guardate. Guardate, diciamo. Il sale integrale è questo, non ha avuto processi di raffinazione, questo invece è un sale marino che, senti, ha avuto... Senti, il sale iodato che si trova in commercio, è vero che fa meno male? Del fa sale... meno male, esatto, sì, ma a questo punto, anziché andare a prendere questi sali sui quali c'è stata una lavorazione, mettiamone un po' di meno di quello naturale. Sì. Io ripeto, il sale marino italiano che estraiamo in Sicilia e che estraiamo sull'Adriatico è, secondo me, un sale di altissima qualità e che non ha nulla a che invidiare a questi sali qua. Mm. Tu sei un esperto di barbecue, Ruschioni, sei venuto più volte a mostrarci, diciamo, i vari metodi. Quale consigli, quale sale consigli per, come dire, per fare un ottimo barbecue? Allora, generalmente il sale grosso regala più soddisfazione, non fosse altro perché ti si mette tra il dente e il dente, e quando lo schiacci, l'esaltatore di sapidità dà il meglio di sé, certo, svolge il suo ruolo a pieno. Mm. E il sale grosso che si può utilizzare sia prima della cottura sia dopo la cottura. Questo mito che utilizzare il sale prima sugli alimenti secchi li faccia arrivare poi a tavola stopposi, in realtà è un falso mito, è una leggenda metropolitana. Voi immaginate la classica ricciola o la classica, diciamo, il pesce in crosta di sale. Se così fosse, noi dovremmo mangiarci una cosa praticamente più simile alla segatura che al pesce, in realtà lì è il tempo di cottura. Certo. Però cibi come preparazioni come il pesce in crosta di sale non possono emanciparsi da quella che è la loro origine. Sono buoni così e una volta ogni tanto vanno consumati, rigorosamente, perché è giusto che il palato esulti, sempre con moderazione. Sulle confezioni, Ruschioni, può esserci scritto questo riferimento alle montagne del Pakistan o alle montagne dell'Himalaya, diciamo, anche se non c'entrano nulla? Che a volte si trovano, insomma, degli elementi che possono disorientare il consumatore. Io penso spesso, oltre alla bandierina, diciamo, all'immagine dell'Himalaya, molto spesso si vede nella parte anteriore della confezione una bandiera italiana, ok? Perché il potere dell'Italia, quando vediamo un tricolore, tendenzialmente il consumatore viene indirizzato, ma molto spesso alla fine guardate dietro la confezione, perché non è detto che quello sia sale marino o sale che proviene dall'Italia. Molte volte potrebbe venire dal Mediterraneo, e il Mediterraneo non è solo l'Italia, ci sono tanti altri paesi, non c'è dubbio, d'Africa, dai quali si estrae sale. Molte volte c'è il rischio, diciamo, bisogna entrare al supermercato o al negozio con cum grano salis. Con grano, come dicevano i latini. Grano salis, e quindi con leggere con furbizia, attenzione il retro dell'etichetta. Non c'è il dubbio. Questo... Poi se disgraziatamente portiamo il sale a tavola e qualcuno ce lo chiede, noi non glielo passiamo perché porta male. E quindi speriamo. Bravo.
Non lo volevo dire io. Una cosa, bisogna guardare anche, la gente non ci pensa, ma le confezioni dei biscotti. Sì. Guardate gli ingredienti dei biscotti, che molti biscotti aggiungono il sale. Non è necessario mettere il sale nel biscotto, perché il biscotto tendenzialmente già è sapore di suo, già ha tante cose ghiotte di suo. Fateci caso anche su questo. Fateci che differenza c'è, Ruschioni, tra sale marino e salgemma? Il sale marino si estrae dal mare, il salgemma si estrae dalla miniera. Per esempio il sale dell'Himalaya è un sale che si estrae dalla miniera, mentre invece il sale marino si estrae quasi naturalmente dal mare. Io faccio anche, diciamo, un appello di ecosostenibilità. Bravo. Permettetemelo, e immaginate quanta CO2 noi abbiamo prodotto per far arrivare questo sale, che è bello, fashion, gourmet, come vi pare, però per farlo arrivare dal Pakistan, quanta CO2 abbiamo prodotto e quanta meno CO2 abbiamo prodotto per avere questo sale integrale marino italiano che abbiamo estratto in Sicilia. A me già questo, in questo mondo, diciamo, che, dove dobbiamo avere una declinazione, dove si spreca già tanto, per me è un elemento che mi fa, diciamo, mi indirizza verso un consumo. Poi il nostro compito è quello anche un po' di sensibilizzare, certo. No? Poi ognuno alla fine fa le sue scelte. Fai benissimo. Saggio il nostro Ruschioni. Vediamo il vademecum. A tavola, suggerito prima dalla nostra nutrizionista Ruggeri, non portare il sale in tavola, diminuirne progressivamente il consumo, come diceva anche Ruschioni, sostituirlo con spezie ed erbe, privilegiare cibi di stagione locali, ridurre il consumo di alimenti industriali, leggere bene le etichette. Allora, su questo mi fai un assist meraviglioso. Immaginate, sì, il pomodoro. Noi oggi, sì, siamo abituati ad avere pomodori 12 mesi l'anno. Sì. Mangiate il pomodoro a gennaio, c'ha la forma del pomodoro, per dargli il sapore che fate? Pizzichino di sale. Mangiate un pomodoro a luglio, un bel morso sto pomodoro, scoppia di sapori di suo. Quindi, ragazzi, la stagionalità è importante. Aspettiamo luglio per, esatto, mangiare il pomodoro. Ci sono tanti prodotti. Vabbè. Grazie, Ruschioni.